Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. La nazionale di Bearzot vince il suo terzo mondiale e il calcio italiano torna ai vertici nel panorama internazionale. La gente scende nelle piazze e colora con il tricolore le strade delle città. Ne beneficiano anche gli squalificati del calcio scommesse, le cui pene vengono condonate. Impazza la febbre per il pallone. Mai come quest'anno la voglia di campionato è così forte. L'attesa cresce all'inverosimile, anche perché da questa stagione ogni squadra può schierare due stranieri. La convinzione diffusa è che con i nuovi arrivi si possa sognare in grande. La realtà, invece, sembra dire altro, perché nessuna delle formazioni di A appare forte come la Juventus. Comunque si salva la Juve. Ma io penso, forse, se non succede niente di particolare dovremmo. E cosa ha detto? Dice, con i Berti è uno che non ha mai, ha sempre fame. Adesso ha preso Platini e Boni per non soffrire, vuol mangiare solo lui. No, è quello che dicevo prima, insomma, nel calcio non esistono queste cose. L'Italia l'ha dimostrato in Spagna. Proprio. È una Juve galattica. I pronostici sono tutti per lei. Mettere insieme due assi e accordarli sia molto più difficile che accordare una mezza figura e un asso, perché la mezza figura automaticamente si sottopone ai suoi doveri, collabora con l'asso che rende di più. Il tempo stringe. Il campionato è alle porte. I tifosi vogliono calcio, spettacolo e gol. Solo quello. Dire non donna mistero senza fine bello, ma calcio mistero senza fine bello. Vinto trionfalmente il Mondiale di Spagna, raddoppia il numero degli stranieri. Tra i nuovi arrivati ci sono Passarella alla Fiorentina, Hansi Müller all'Inter, Francis alla Sampdoria che prende Bredi, scaricato dalla Juventus, il peruviano Barbadillo all'Avellino. L'effetto Mondiale si riversa sul campionato e gli azzurri vanno a battere cassa. Su tutti, Gentile, Rossi e Tardelli che fanno infuriare Boniperti, al quale chiedono un adeguamento dell'ingaggio in linea con quelli di Platini e Boniek. La Roma affianca il divino Falcao con l'austriaco Proasca, già abituato al nostro campionato. Lidl sposta Di Bartolomei al centro della difesa in coppia con Bjerkovod e si affida, come ai bei tempi del Milan, alle incursioni di Maldera sulla sinistra. A destra c'è Sabino Nela. Il folletto Bruno Conti compie il resto, mentre in attacco Lidl affianca Iorio Abruzzo. Manca il Milan, relegato per la seconda volta in 3 anni in Serie B, mentre l'Inter si perde nell'equivoco Hansi Müller. Suscitano curiosità due neopromosse destinate alla ribalta. Sono il Verona, che ha preso Dirceu a centrocampo, e la Sampdoria, che può contare su un signore chiamato Roberto Mancini. Infine, il fenomeno Pisa di Romeo Anconetani, una miniera di aneddoti che ha fatto la storia del campionato italiano. Il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno, ci scusiamo per il ritardo, bentrovati tutti, un cordialissimo saluto dallo staff della trasmissione che si accinge a iniziare la sua 23esima stagione. Via allora con i soli punteggi dei primi tempi, linea subito a Genova. Sampdoria 0, Juventus 0, il folla strabocchevole, mezzo miliardo di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, arbitra Mattei. Sampdoria in attacco nei primi minuti fra l'entusiasmo della folla sampdoriana, mentre al quarto quella juventina esulta per una bella discesa di Platini che scambia con Boniek prima di concludere sui piedi di Pistazzoni da posizione angolatissima. Sampdoria 0, Juventus 0 a Tecciotti. Prendiamo la linea dal Bentecodi, vi confermiamo il parziale, l'Inter è andata a riposo in vantaggio per 2-1, questa è la successione delle reti, al 19esimo Altobelli, al 22esimo Müller, al 35esimo Valpati, a Verona spalti esauriti, caldo feroce, terreno perfettamente agibile di Ligi Longhi, Inter 2, Verona 1, Tefaglianese. Ricordo da Cagliari il parziale, Cagliari 0 Roma 1, gol di Faccini dopo 9 minuti di gioco, primo tempo tutto sommato modesto, alla Roma è bastato poco per passare in vantaggio, poco anche ha dovuto spendere per controllare la situazione, questo dice anche del Cagliari. Intanto le squadre stanno ritornando in campo per il secondo tempo a Firenze. Fiorentina 3, Catanzaro 0, linea... Pochi secondi, pochissimi secondi dallo studio, a Torino, Torino 2, Avellino 0. I primi tempi delle altre partite sono terminati sullo 0-0, linea Enrico Ameri.
Stadio Ferraris di Genova, sono le 17.05, secondo tempo di Sampdoria-Juventus, è il quarto minuto di gioco. 9 minuti e mezzo di gioco nel corso della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio sul Cagliari per un gol a 0. A Firenze si gioca soltanto da 5 minuti il secondo tempo, invariato il risultato, la Fiorentina conduce sempre l'incontro. La situazione Bentecodi è invariata, con l'Inter sempre in vantaggio sul primo intervento di Magnus, quindi di calcio d'angolo, sì. Allora al 22esimo il Cagliari ha accorciato le distanze con Piras, ottimo colpo di testa su calcio di punizione in diretto, a te la linea. D'accordo, al termine di questa azione. Attenzione Cioppi, attenzione, qui è Genova, da loro della folla avrete capito che la Sampdoria è passata in vantaggio. Il tiro è stato effettuato da Vullo, da Ferroni, che ha colpito il pallone con tanta precisione da mandarlo sulla destra della rete difesa da Zoff, battendolo sul settore di destra. Vano il tuffo del portiere della Nazionale. Bene, a pochi minuti dal termine, Ascoli 0, Genoa 0, Cesena 0, Pisa 0, Torino 3, Avellino 0, Enrico Meri sino al termine. Un attimo solo, devo soltanto dire che la Roma è passata di nuovo in vantaggio con Iorio, dunque conduce 3-1 sul Cagliari, a te Ameri. Il tecnico della squadra sampdoriana, Olivieri, è in piedi al limite del campo ed è pronto a entrare ad abbracciare sicuramente i suoi uomini che gli hanno fornito oggi questa bella prestazione. Mentre visto Enrico, do il finale da Cagliari, Roma batte Cagliari 3-1. E anche qui è finita, la Sampdoria ha battuto la Juventus per una rete a zero. Olivieri, esordio della Sampdoria in Serie A, battuta la Juventus, lei assomiglia vagamente a Berzot dopo la partita col Brasile a Barcellona. Finale, l'Inter ha battuto al Bentegodi di Verona per 2-1, pensiamo che il commento Roberto sia da fare dopo. Sì, d'accordo Sandro. Gli altri campi. La Fiorentina ha battuto il Catanzaro per 4-0. Scusa Foglianesi, mi inserisco anch'io. No, vai Firenze. Il Catanzaro è una buona squadra, solo che ha trovato una grossa Fiorentina oggi. Una grossa Fiorentina di Sisti. Confermo, sì. La classifica della Serie A, Fiorentina, Torino, Roma, Inter e Sampdoria, 2 punti. Una Moviola che ha la sua 14ª stagione. Spero di soddisfare quasi sempre la curiosità dei tifosi. Non c'è dubbio che quando non ho le immagini non potrò soddisfare questa curiosità. Inizia la grande la nuova stagione. La prima giornata fa registrare il record dei gol segnati. 17. Come nel 1973-74. Non mancano le sorprese, come nelle migliori tradizioni del campionato italiano. Quando in una competizione c'è una squadra che si stacca, che emerge troppo dalle altre, si corre il rischio che la competizione stessa perda un po' di interesse. Era questa la paura con la quale oggi alle 16 è cominciato il campionato di calcio. Bene, il sampdoriano Ferroni ce l'ha levata. Cioè ha dimostrato che la Juventus non è imbattibile. Stupisce la falsa partenza della Juventus galattica. Piovono critiche soprattutto su Michel Platini, che appare la brutta copia del fuoriclasse che tutti conoscono. Abbiamo ancora un ritmo piuttosto blando, dobbiamo essere, io dico, uso questo aggettivo, un po' più cattivi, che non vuol dire tirar calci, un po' più determinati, un po' più cattivi nel cercare il risultato. Il risultato non arriva per opera dello Spirito Santo, ma arriva attraverso una volontà ferrea di cercarlo. Trapattoni prova a cambiare qualcosa, rinunciando a Bettega per inserire un centrocampista. Una mossa che pare dare i primi frutti alla quarta giornata, quando, grazie ai gol di Rossi e Boniek, la Juve sconfigge nettamente il Napoli e risale in classifica, raggiungendo quota 4 punti in compagnia del Verona. Sembra la Juventus che faccia un po' di alti e bassi in questi ultimi periodi, una partita sì, una partita no. Speriamo di poter continuare in una maniera abbastanza regolare, forse più lineare di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco, però mi sembra che la partita di oggi abbia espresso forse una delle migliori Juventus di quest'anno. I gialloblu sono tornati in A dopo 3 anni. L'allenatore Osvaldo Bagnoli, tecnico valido e dotato di notevoli capacità. Fin dalle prime uscite appare in gran spolvero il numero 7 Pierino Fanna. È motivato l'ex juventino, in cerca di rilancio dopo le delusioni in bianconero. L'aria della provincia lo rivitalizza. Alla terza giornata è lui il protagonista della seconda sconfitta esterna per la Juve, aprendo le marcature e mettendo costantemente in crisi la difesa bianconera. Fanna insegue una palla, salta per l'ennesima volta Cabrini, entra in aria caparbiamente, un gran tiro, 1-0 per il Verona. Per il Verona quelli contro la Juve sono i primi 2 punti in campionato. Nelle prime 2 gare è uscita sconfitta immeritatamente.
Sì, è chiaro, perdere non fa piacere a nessuno, e soprattutto quando c'è una sconfitta che magari ti lascia delle perplessità dentro di te. È messa bene in campo e crea pericoli in avanti. Ne sa qualcosa la Roma, che piega il gialloblu solo sul rigore al 90esimo. Lo realizza Di Bartolomei, che quest'anno gioca in una posizione nuova. Lidom infatti lo schiera al centro della difesa, in coppia con il velocissimo Bjerkovud. Un regista arretrato, funzionale agli schemi del Barone. Una mossa strategica, interessante e da seguire con attenzione. Direi complimenti a Lido perché sta facendo molto bene con degli uomini nuovi. Come da seguire è la coppia di centrocampo dell'Inter del nuovo allenatore Marchesi, formata da Evaristo Beccalossi e da Hansi Müller. Sulla classe dei due non si discute. Semmai qualcuno ritiene che i due giocatori siano piuttosto simili e che possono trovarsi ad occupare gli stessi spazi in campo. Dubbi che le prime giornate contraddittorie dell'Inter non risolvono. Due vittorie esterne importanti, ma anche una clamorosa sconfitta in casa, alla seconda giornata con la Sampdoria. Il ragazzo d'oro Mancini segna ad occhi aperti. Abbiamo previsto almeno 2 punti in 3 partite, abbiamo fatto 6, adesso siamo in testa classifica e godiamoci questo momento, ecco. E sono proprio i blu cerchiati, guidati da Liam Brady, la vera sorpresa del campionato. Nelle prime 3 giornate mettono in fila altrettante vittorie, con avversari che si chiamano Juventus, Inter e Roma. Adesso vi presento la squadra prima in classifica. Dario Bonetti, capitano Mauro Ferroni, Renica, Pellegrini, quello lo conoscete, Brady, Bistazzoni, Guerrini, Cappannini. E il signor Viola. Un'impresa eccezionale, bloccata improvvisamente dal Pisa. I nerazzurri si impongono per 3-2 e con i 2 punti conquistati salgono addirittura al primo posto della classifica. Una favola quella del Pisa, tornato in A dopo 13 anni e che si ritrova davanti a Inter e Juventus. In panchina c'è Vinicio, uno che conosce bene il calcio italiano. Vinicio ci offre la ricetta del miracolo nero-azzurro. Ma io direi che il valore di base è veramente al di là della norma, però l'entusiasmo e il lavoro di questi ragazzi completano un quadro che direi molto felice. In campo esplode il talento del napoletano Pasquale Casale, genio del centrocampo, mentre si dimostra un valido giocatore il danese Berggren. Un acquisto indovinatissimo. Una mossa di mercato voluta e condotta da Romeo Anconetani, il presidente nerazzurro, il padre padrone del Pisa, il catalizzatore di tutte le emozioni pisane. Dopo 4 giornate, Pisa e Sampdoria, 2 squadre neopromosse, guidano la classifica della Serie A di calcio in compagnia della Roma. Un gol di Tedesco e una doppietta di Berggren lanciano il Pisa in vetta alla classifica alla 4ª giornata di campionato. Pagadazzo e la Sampdoria all'Arena Garibaldi, dove far risultato non è facile per nessuno. L'ambiente è caldo e ad infuocarlo è uno dei personaggi più pittoreschi del calcio dell'epoca, in grado di farsi amare dal suo popolo in maniera cieca. Chiamarlo presidente è riduttivo. Romeo è il presidentissimo, il Pisa è lui. Vive il calcio con una passionalità feroce. Ma il calcio, insomma, rende? Ma io credo che renda tante arrabbiature e tante rinunzie. Se questa è una rendita, io sono ricchissimo. E la città ricambia, credendogli ciecamente, seguendolo in ogni circostanza. In Italia comanda l'avvocato Agnelli, ma qui, a Pisa, comando io. L'uomo ha la tempra del combattente, non arretra di fronte a nulla, intraprende polemiche continue con il palazzo del calcio. Se ha da dire qualcosa di scomodo, non si fa di certo pregare. Pulicano è stato espulso dopo che l'arbitro ha avuto conferma precisa del fallo commesso.
Al Pisa arriva nel 1979. Lui che è triestino di nascita. La società era in liquidazione. Alcuni amici sono venuti a cercarmi a casa. Ho preso la cosa come una barzelletta. Se ritiene che la squadra abbia bisogno di una mano, si presenta all'Arena Garibaldi in campo e fa spargere chili e chili di sale propiziatorio di buona sorte. Anche 26 chili arriva a spargerne. Lei è superstizioso? Molto. E se non basta, c'è anche la processione religiosa dell'intera squadra al santuario di Montenero. È un genio del mercato Romeo Anconetani. Lo dimostra proprio nella stagione 1982-83, quando acquista dalla Danimarca Klaus Berggren, un buon giocatore, pagato 270 milioni. Lo valorizza talmente tanto da venderlo poi alla Roma per ben 4 miliardi di lire. Ma come si fa a fare il presidente a tempo pieno, quindi non avere un'attività, non avere grossi sponsor e portare avanti una squadra? Bisogna essere intelligenti e forti come sono io. Non è un azzardo dire che per la storia del Pisa il presidentissimo rappresenta uno spartiacque, uno snodo fondamentale. Si è spento il 3 novembre del 1999 a 77 anni. La favola del Pisa colora di una luce nuova il campionato, il cui iniziale equilibrio viene ben presto rotto dallo sprint di Roma e Verona, che prendono il comando della classifica. Impressiona la marcia dei veneti, che dopo le prime due sconfitte mettono in fila 5 vittorie consecutive. Ma diciamo che è un momento felice, via, ecco, mentre prima era un momento poco felice, adesso diciamo che è un momento felice, via. Gira bene il motore dei gialloblu, grazie alla regia del brasiliano Dirceu e ai gol di Domenico Penzo, unica punta dello schieramento di Bagnoli. Il gol arriva al 13° di Gennaro, golpati di testa, Penzo, gran botta e rete. Una bella novità quella del Verona, che offre agli appassionati un motivo in più per seguire un torneo che si sta rivelando come uno dei più belli della storia. Il campionato italiano di calcio, però, il 17 ottobre perde uno dei suoi commentatori più lucidi, preparati e simpatici. Tirare una bella randellata alle polemiche, metterle da parte e dire un'ultima cosa agli sportivi italiani che da domani, più o meno a quest'ora, che i ragazzi combattono, si facciano onore, tengono alto il nome dell'Italia sportiva e insomma siamo pronti. Ma pronti sempre. Bravo Enzo. Cari amici, buonasera. La Domenica Sportiva numero 1492 è la prima da 6 anni a questa parte senza un servizio di Beppe Viola. Permetteteci di rivolgere subito un pensiero al caro collega che sapevamo professionalmente bravo, ma non così buono, capace di congedarsi dalla vita con tanta nobiltà. Beppe Viola, detto il poeta per la sensibilità delle sue osservazioni, è stroncato da un ictus mentre sta montando, con il solito gusto, il servizio su Inter Napoli. Un presidente dell'Inter che non vince uno scudetto almeno ogni 10 anni è un presidente che non ci sa fare. Lei adesso per 10 anni è a posto. Vedi che ti sei vestito benissimo. È l'unica giacca che ho, devo ancora pagare. Buonasera. Giuseppino Viola mi ha abbandonato solo, devo parlarvi da solo, senza avere il suo stimolo, il suo senso di humor. Non è questione di tempo, che è un po' di nuvolo? No, non penso. Ciao, sappiamo, Nils. Ciao, ciao. Arrivederci. Nel campionato dei gol a grappoli, la Roma dà un contributo importante anche in termini di spettacolo. Il suo gioco a zona funziona ed è redditizio. L'Olimpico applaude commosso il ritorno di Carlo Ancelotti dopo un anno di assenza. 10 secondi di un applauso lunghissimo, forse che coprivano quel periodo oscuro della tua assenza dai campi di gioco. No, penso che in parte sono stato ripagato di tutte le sofferenze che ho avuto in questo anno. L'importante per me era giocare anche se 5 o 2 o 3 minuti. Bruno Conti si conferma ai livelli mondiali e Pruzzo non dimentica come si fanno i gol. Inciampa solo una volta la squadra giallorossa, merito della Juventus, che pare svegliarsi dal torpore iniziale. Platini è il protagonista della vittoria contro la Roma. No, quando ha fatto il calcio, Marcos, ero un po' indietro. E dopo, quando il pallone era qui, sono vicino alla porta, a me non penso che era fuori gioco. Ed è il gol ad or decisivo nel derby della Mole.
È il 35esimo e sul cross del terzino, dopo un'entrata di Tardelli, Platini realizza il gol decisivo. Ma è un fuoco di paglia quello bianconero. Cabrini out per infortunio, il centrocampo non va e l'attacco mondiale ne risente. Il KO di Ascoli all'undicesima giornata è il segnale di una condizione ancora precaria che fa penare i tifosi juventini. Ma lei c'ha qualcosa di particolare contro Zoff? Fa i gol bellissimi sempre a Zoff. No, questo che capita. Crolla la Juve, mentre tiene il passo l'Inter, che seppur a fatica e talvolta solo grazie a prodezze personali è nel gruppetto di vertice. Spillo Altobelli non tradisce. I suoi gol risolvono spesso situazioni difficili e ciò che più conta regalano punti pesanti ai nerazzurri. A tenere alta la tensione della vigilia della dodicesima giornata, che si gioca il 12 dicembre 1982, è lo scontro diretto tra Roma e Inter, in programma all'Olimpico. La Roma guida il gruppo di testa con 16 punti. Una sola lunghezza la divide dalla coppia delle seconde, che sono Verona e Inter, mentre la Juve, nonostante tutto, è terza a 14 punti. Verona e Juventus, pur tenendo l'occhio su Roma, si concentrano sui propri impegni casalinghi. Per i gialloblu c'è il Torino che non brilla. I bianconeri, invece, ricevono la visita del Catanzaro, ultimo in classifica. 12 dicembre, il campo principale è l'Olimpico di Roma. Il clima si fa acceso. Molto attesa per questa partita, mi pare, arbitro. Giustificata, mi sembra, no? È una partita importante. Perché c'è lei che fa il telecronista, perché ci sono loro che stanno lavorando e loro che vogliono divertirsi. Per quanto riguarda il pubblico romanista, pensa che possa ripensare ai fatti dell'anno scorso dell'Inter, anche se ogni partita fa storia? Non lo so, lo vedremo fra poco. No? Esiste, secondo lei, per un arbitro, esistono partite di Serie A o di Serie B? Esistono partite. E questa che partita è? Partita. Andiamo? Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno, eccovi i campi. Cominciamo con il risultato dei primi tempi, linea Sandro Ciotti per Verona-Torino. Più che il risultato del Bettecodi, Verona 1, Torino 0, a Zenetti. Juventus 1, Catanzaro 1, linea d'Ascoli. Risultato del primo tempo 0-0 tra Ascoli e Fiorentina, linea foglianese. Dopo il primo tempo Napoli 0, Genoa 1, a voi Genova. A Genova Udinese in vantaggio sulla Sampdoria per 1-0. Altri due tempi, cenni di cronaca, linea Enrico Ameri. Sei ancora un pennone all'Olimpico e ancora la Roma in evidenza nei primi 45 minuti di gioco, attraenti, interessanti, molto vivaci, nel corso di quali la Roma è passata in vantaggio con Falcao e condotta dai giallorossi con la foga e l'autorità con cui la Roma sa impostare attualmente il suo gioco. Anche l'internazionale ha avuto qualche buona occasione, soprattutto con nei primi 10 minuti del tempo, ma non è riuscita a superare la difesa giallorossa cogliendo un palo ancora con Müller su punizione dopo la mezz'ora. Roberto, un gol beffa il tuo, l'hai pensato stanotte? No, pensare in quel momento. Vai pure Enrico Ameri. Sì, siete giunti, siamo giunti al 7° minuto di gioco del secondo tempo qui all'Olimpico di Roma e la Roma. Attenzione, attenzione Enrico, Juventus in vantaggio sul Catanzaro, ha segnato al 3° minuto del secondo tempo Bettega. Bene, qui è lo studio, nulla di nuovo da parte dei colleghi Mario Cobellini e Gianfranco Pancani da Cesena e da Pisa, dove siamo sempre sullo 0-0. Ameri. Roma, dicevamo, che si è riportata nuovamente all'offensiva con azioni velocissime nell'inizio di questo secondo tempo, ora siamo al 7° minuto. Attenzione Roma, 15° minuto del secondo tempo qui a Torino, Juventus ancora in gol, il punteggio è di 3-1 per i bianconeri sul Catanzaro, ha segnato Tardelli. È il 28esimo e la soluzione del tempo di Verona in vantaggio per 1-0, ma il Torino preme con insistenza anche se con scarsa fantasia. È servito ancora Galbiati, entra in area di rigore, è solo al cross e Selvaggi manca l'impatto. Calviati avrebbe forse potuto concludere di persona. Da tutti i campi un flash, vai Enrico. La formazione giallorossa si rilancia in attacco ancora con Nela che è scattato sul lancio di Conti, avanza ancora Nela, entra in area, rimette sulla sinistra dove è scattato Iorio, controlla la sfera, il portiere esce, tiro, parata di Bordon, rete. Dopo una parata di Bordon, Iorio ha messo in rete sulla destra la seconda palla della squadra giallorossa. Termina in questo istante l'incontro, Altobelli ha dato il fischio di chiusura, le squadre vanno agli spogliatoi con il Verona in vantaggio per 1-0, rete in Sacchetti al quinto a Tennesti. Qui a Torino la partita è finita, risultato finale Juventus batte Catanzaro 3-1. La Roma batte l'internazionale per 2-1. Ecco Paolo Roberto Falcao, cosa vedi in futuro di questa Roma allora Roberto? Vedo un futuro
Avellino domenica prossima. Pensiamo, ogni domenica pensiamo all'avversario che viene. Saluto il tuo pubblico. Sì, sì. La classifica della Serie A. Roma punti 18, Verona 17, Juventus 16, Inter 15. A un certo punto mi è capitato anche un incidente abbastanza grottesco. Strabigliavo a vedere Falcao e il mio amico Sconcerti, che era vicino a me, mi ha detto: ma guarda che quello lì è il regista del Brasile. Al che mi è toccato di riconoscere che veramente la mia meraviglia era incongrua. Comunque l'Inter ha fatto 4 palle gol nel primo tempo e non ne ha trasformata una. La Roma ha inventato quel gol veramente burlone con Falcao e ha capito tutto. Falcao ha finto di fare un traversone sulla destra e poi invece, colpendo col collo interno destro, ha dato un vizio sinistrorso alla palla come riescono solo i grandi campioni, proprio i grandi balistici del football. Il campionato inizia a delineare le sue forze. Roma e Verona si confermano le regine della prima parte della stagione. La volata per il titolo d'inverno se la giudica la formazione giallorossa, che oltre al ritrovato Falcao, mette in mostra Sebastiano Nela, un esordiente tutto mancino, che Lido meschiera come terzino destro. È una forza della natura e con Aldo Maldera, vecchio pallino del Barone, forma una coppia di terzini capace di sostenere l'azione d'attacco, oltre che di difendere. Sono contento perché qua sono un po' rinato, ho trovato un ambiente ideale, un allenatore che già mi conosceva e sapeva quanto io potessi valere. Non stupisce più il Verona, ormai una realtà del campionato, inserito a pieno titolo tra le grandi. Società sana e con un allenatore che riesce a tirare fuori il meglio dei giocatori che ha a sua disposizione. È il caso di Garella, portiere originale per quanto efficace. Per non parlare di Pierino Fanna, che è in forma strepitosa e praticamente da solo spazza via il Napoli, che ultimo in classifica sta vivendo una stagione da incubo. I partenopei esonerano Giacomini e si affidano al vecchio cuore napoletano Bruno Pesaola, detto il Petisso. Si vede che il Napoli quest'anno dovrà soffrire fino alla fine. E sperando logicamente che finisca tutto a lieto fine. Roma e Verona dunque. Il campionato sembra una corsa a due. E il calendario si diverte a metterle subito di fronte alla 17ª giornata. Giallorossi primi con 24 punti, veneti secondi a due lunghezze. Lo scontro diretto è in programma al Bentegodi. La vigilia è calda, in molti credono che i padroni di casa possono battere la Roma e agganciarla in vetta. Un esordio molto delicato, sei emozionato? No. Falcao, un'ottima partita mi sembra, almeno per quanto riguarda il primo tempo, anche se tu sei in tribuna. È una bella partita, il Verona gioca in contropiede e la Roma cerca di fare il suo gioco. Le speranze sono tutte riposte in Domenico Penzo, numero 11 gialloblu, uno che con il gol ha il conto sempre aperto. Gennaio 1983. Chi si reca allo stadio Bentegodi in quella domenica è sicuramente concentrato su una clamorosa ipotesi di aggancio in classifica. Il Verona è distanziato di due sole lunghezze dalla Roma capolista. La squadra gialloblu sta disegnando un campionato impossibile da prevedere così bello ai nastri di partenza. Siamo al di sopra di tutto quello che uno poteva pensare ottimisticamente, via. Tra i 22 protagonisti, uno su tutti ha le motivazioni per mettersi in luce quel giorno. È Domenico Penzo, più familiarmente detto Nico, chiamato anche il Venessiano da queste parti. Gli occhi puntati addosso ce l'ha e non potrebbe essere altrimenti, perché Penzo è il capocannoniere del torneo con 8 reti. Ha messo dietro gente che si chiama Alessandro Altobelli o Michel Platini, costretti a inseguire. Penzo ha trascinato il suo Verona in Serie A nella stagione precedente. E adesso si sta confermando. Con la Roma, però, è una gara speciale. C'è solo da pensare all'avversario, che è forte, fortissimo.
è il momento migliore della Roma. Prende il controllo del centrocampo, guadagna 20 metri. E dal 26esimo passa in vantaggio con Iorio. Ennesimo cross in area. C'è un pasticcio tra Marangon e Torresin. Iorio è pronto, il pallonetto è delizioso. Torresin fuori dai pali. Trascorrono due minuti. Il Verona costruisce il pareggio con questa azione tipica, caratteristica della squadra di Bagnoli. Fanna scende sulla sinistra, cross rasoterra. Penso rimane sorpreso da una finta di Marangon. Sceglie quella che gli sembra la cosa meno difficile da sbagliare. Penso sigla il pareggio e la nona rete in questo campionato. Bella quella domenica di Nico Penso. Sicuramente una buonissima partita, giocata così senza molti tatticismi, sia da una parte che dall'altra. Così loro hanno trovato questo gol, forse il nostro è stato leggermente tatticamente migliore. Classico panzer d'area di rigore, attaccante essenziale, dotato di una buona tecnica di base, abile nel gioco aereo e nel creare varchi per il compagno d'attacco. È questo, in sintesi, il ritratto di Domenico, uno che a Verona non dimenticheranno mai. Penzo è uno che ha il merito di concretizzare le azioni gol. È un ragazzo serio, un buon professionista, pur non essendo un fuoriclasse a parecchia velocità. E soprattutto sa segnare i gol. E alla gente è questo che interessa, perché nel calcio è bravo e si fa ricordare. Chi mette la palla nel sacco. Penzo replica Iorio e il derby di testa si chiude in parità. E mentre Roma e Verona proseguono in tandem la corsa verso lo scudetto, Inter e Juventus arrancano alle loro spalle. I nerazzurri, con un beccalossi in tono minore, si esaltano contro le piccole. Ne fanno 5 nella nebbia al fanalino di coda Catanzaro. Noi dalla tribuna la partita l'abbiamo più che altro intesa a grandi linee e soprattutto ci siamo affidati anche molto di quello che sentivamo provenire dal pubblico dietro le due porte. Battono il Cagliari con uno dei tanti gol di Altobelli. Il Cagliari ha subito e ha reagito. Nel secondo tempo abbiamo impostato noi diverse occasioni da gol, purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Nel momento migliore del Cagliari ha fatto il secondo gol all'Inter. Ma poi non riescono a compiere il salto di qualità con una serie di 0-0 che la dicono lunga sulle difficoltà di gioco della formazione neroazzurra. Non se la passa meglio la Juve, che di galattico ha solo la rabbia dei suoi tifosi. Non ci sono né risultati né gioco. Platini e Boniek vengono duramente contestati dal pubblico del Comunale dopo l'1-1 con il Cagliari. Esplode fragorosa la delusione dell'avvocato Agnelli. Mentre Trapattoni, nel tentativo di rimettere in pista la fuoriserie bianconera, accoglie speranzoso il ritorno di Cabrini. No, è logico già tanto che sia arrivato in panchina oggi, perché sono 40 giorni dopo l'operazione, quindi non è da tutti i giorni essere in campo. Ma è solo il preludio al peggio. La Juve alla 18esima giornata, dopo lo 0-0 casalingo con il Verona, si trova a 6 punti dalla Roma capolista. Con Paolo Rossi smarrito e sostituito per l'ennesima volta. Per finire, l'espulsione di Boniek. Lobello punisce il suo gesto di reazione nei confronti di Tricella. Scusi, sono troppo stanco per parlare. Se parliamo dopo la partita, adesso sono troppo stanco. L'unica nota positiva è data da Roberto Bettega, che ributtato nella mischia si ripropone ad alti livelli e segna gol pesanti. Intanto, in fondo alla classifica, il Napoli si sta lentamente staccando dalle zone calde, grazie ai gol di Pellegrini e alle parate di Castellini. Un campo difficile quello di Ascoli. Senz'altro, è sempre stato difficile, una bella squadra da affrontare. Mazzone, arriva alla prima in classifica, un trattamento particolare? Ma no, per carità, noi alla Roma non è che la tratteremo differentemente dalle altre squadre che sono venute qui. Siamo in un momento difficile, abbiamo bisogno di punti, sappiamo della forza di questa squadra. L'Ascoli però qui a casa ha fatto sempre molto bene, mi auguro che faccia altrettanto oggi. La 19esima giornata vede la Roma tornare da Ascoli con uno streaming sito pareggio. Sì, è stata una buona partita la nostra, purtroppo non siamo stati premiati dal risultato pieno. Certo che questa Roma è veramente forte, senz'altro conquisterà il titolo.
L'Ascoli che con il cuore e la sua grinta ha fermato l'indubbia classe di una Roma lanciatissima in modo estremamente meritato verso la conquista di questo scudetto. Mentre il Verona, sotto di 2 gol in casa contro il Genoa, acciuffa il pari solo a pochi minuti dalla fine. Il Verona centra in questo modo il 17° risultato utile consecutivo, conferma però l'esistenza di profonde difficoltà nelle gare interne. Tremano Roma e Verona, e così la 20ª giornata in programma il 20 febbraio si preannuncia caldissima. I giallorossi che guidano la classifica ospitano il Napoli, che è in ripresa e va a Roma per vincere. Mentre gli scaligeri, distanziati di 3 punti dai giallorossi, sono in trasferta ad Avellino, dove sta brillando la stella del peruviano Barbadillo. L'Inter, terza in classifica, riceve la visita del Torino con l'unico obiettivo della vittoria. Chiude il quadro la Juventus, che è impegnata in casa con la Fiorentina, per una riedizione in tono minore del duello scudetto dell'anno precedente. Gentili ascoltatori, buongiorno. Stiamo per collegarci con i seguenti campi: Roma per Roma-Napoli, Milano per Internazionale Torino, Torino per Juventus-Fiorentina. Della partita Avellino-Verona vi daremo notizie dallo studio, non essendo possibile il collegamento diretto a causa di uno sciopero dei tecnici della sede regionale campana. Sarà comunque probabile qualche intervento al telefono del collega Sandro Ciotti. Andiamo con i risultati dei primi tempi. A San Siro, Torino in vantaggio per 1-0 sull'Inter, linea Torino. A Torino Juventus 2, Fiorentina 0. Altri primi tempi ad Avellino: Avellino 1, Verona 0. Cenni di cronaca, Enrico Ameri. Al 4 della fine Diaz si mangia un gol che sembra già fatto, c'è un pasticcio con Celestini e manca il gol il Napoli, non lo manca la Roma che con Ancelotti passa in vantaggio a meno di 2 minuti dalla fine. Il tiro del numero 4 giallorosso è scoccato al volo dal limite dell'area di rigore sul vertice superiore. Roma 2, Napoli 1. Davide, è stato un bel gol, però in un momento forse importante della partita. Scocca il primo minuto della ripresa e la linea va a Porto Luzzi. Bene, grazie Luzzi, siamo alquanto in ritardo, comunque pochi secondi dallo studio, poi passeremo la linea Enrico Ameri all'Olimpico. Minzone, terza rete del Napoli, della Roma, Di Bartolomei ha segnato. Di Bartolomei ha portato a 3 le reti per la formazione giallorossa. Linea al collega che sta parlando. Attenzione, no, Enrico Meri, sempre in linea ad Avellino. Abbiamo un collegamento telefonico, così ci avverte il signor Betucchi dalla regia. Vai pure, Sandro. D'accordo, Roberto, entrate in collegamento, gentili ascoltatori, con il partenio di Avellino, dove al 3° minuto della ripresa la squadra di Venerande è riuscita a raddoppiare da Avellino 2, Verona 0 a 3 Milano. A San Siro siamo invece esattamente alla mezz'ora e Torino conduce dunque sull'Inter per 2-0, ha raddoppiato Selvaggi al 25° del secondo tempo. Attenzione, Ferretti ha segnato il suo gol anche Paolo Rossi, siamo al 29° della ripresa. Il punteggio è di 3-0 per la Juventus sulla Fiorentina. A te ancora, Ferretti. Vi dicevo a proposito del gol di Selvaggi, un gol che potrebbe addirittura chiudere tutto il discorso del campionato, visti i risultati che si stanno verificando su tutti gli altri campi. In questo momento la Roma ha 5 punti di vantaggio in classifica sul Verona e 6 punti sull'Inter. Ma forse, se vogliamo trovare delle scuse, diciamo che il mese di febbraio non porta bene all'Inter. Prendiamola così, ma non è così senz'altro. Gli altri 3 campi. Scusate Roberto. Vai! Una quarta rete di Di Bartolomei, anche questa volta bisogna ricorrere ad alcuni punti esclamativi. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, al 45°, proprio a tempo, al limite del tempo regolamentare, 3° gol per il Torino, a te la linea. Grazie Claudio, è finita l'Olimpico. 5-2 in favore della Roma, è bastata la grande determinazione del Napoli, la volontà dei partenopei di vincere. È aumentato il vantaggio sulle dirette avversarie, io penso che questo non è un campionato che la Roma non può vincere o può perdere, è il campionato della Roma. Ma comunque speriamo che, come dici tu, lo sia fino in fondo, ma ci vuole tanta abnegazione ancora e tanta umiltà. Vediamo la classifica: Roma 30 punti, Verona 25, seguono Internazionale Juventus 24. Penso che è aumentato anche percentuale per noi, adesso da 15 andiamo a 30% e faccio retrocedere Inter e Juventus a 30% da 35. La caduta del Verona fa notizia, molto più del fragoroso successo della Roma. I gialloblu sembrano aver perso molto della brillantezza iniziale,
e i passi falsi si susseguono. Le energie cominciano a scarseggiare. Arrivano altre sconfitte, come quella clamorosa contro il fanalino di coda Catanzaro. Gli scaligeri sono in debito d'ossigeno dopo le fatiche iniziali e la classifica ne risente. E mentre il Verona sembra chiamarsi fuori dalla lotta per lo scudetto, torna a livelli attesi la Juventus. Trapattoni trova la formula giusta, con Bonini mediano e Bettega regista offensivo, che gioca con un insolito numero 7 sulle spalle. Ma l'uomo della svolta è senza dubbio Michel Platini, che finalmente, guarito dalla pubalgia, prende in mano le redini del gioco e inizia a segnare gol a ripetizione. Al 42esimo, infine, Platini corona una prova magistrale, supera di somma e scaglia un proiettile angolatissimo, che sigla il 4-1. Da quando Trapattoni lo ha responsabilizzato nei panni di regista, il francese è divenuto l'anima e il simbolo dell'escalation bianconera. Fa paura adesso la Juventus, che il 6 marzo affronta la Roma all'Olimpico e dà l'esatta misura della sua forza. La Juventus è stata scossa come da qualche cosa di molto nuovo e impensato. Madama Golì ormai sembrava fuori, invece no, si considerano sempre in corsa. Trapattoni, 5 punti costituiscono un abisso oppure un fosso di campagna? Beh, aspettiamo questa gara, dopodiché potremo essere più precisi. Sotto di un gol negli ultimi 7 minuti della partita, capovolge il risultato. E il campionato si riapre. Incredibile e bellissimo. Platini, la prima partita all'Olimpico, una grande prestazione, un gol e un passaggio gol, un bilancio più che lusinghiero. Ma sono abbastanza contento perché soprattutto abbiamo 2 punti messo. La Juve ha 3 punti da una Roma che accusa il colpo, ma che riesce già la domenica successiva a reagire. Il finale di campionato si preannuncia emozionante. Quanta Juventus c'era quel gol di testa che hai fatto qui al Pisa al primo tempo? Ah, è stato più o meno lo stesso gol, solo che questo sono entrato più libero, ecco la differenza. Platini continua la sua inarrestabile ascesa nella classifica dei marcatori a suon di doppiette, che si traducono in punti per la Juventus che tallona la Roma. I giallorossi sentono il fiato sul collo, ma riescono a mantenere le distanze dei bianconeri, complice un incredibile derby della Mole, giocato il 27 marzo. Bettega, che cosa ti aspetti da quello che probabilmente sarà il tuo ultimo derby? Forse sarà l'ultimo anche per Van de Korput. Sarà un duello fra due che lasciano, mi aspetto. Come tutte le partite scendiamo in campo per vincerla se possibile. Juve in doppio vantaggio sui Granata, poi nel secondo tempo il rabbioso risveglio del Toro, 3 gol in 5 minuti e il derby cambia padrone. La Juventus, convinta di avere già vinto, si è seduta e il Torino, atleticamente in condizioni splendide, l'ha impietosamente punita. Il popolo giallorosso esulta, ma il finale di stagione è ancora tutto da giocare. Dico subito, tagliando la testa al Toro, che la Roma merita effettivamente di vincere questo campionato. Un finale pieno di polemiche per l'Inter, complice un campionato sotto traccia che rende il clima teso ed elettrico. L'apice si raggiunge nella partita contro l'Avellino. Quando l'Inter scende in campo contro l'Avellino il 10 aprile 1983, il clima non è dei più favorevoli. I nerazzurri mancano di Beccalossi squalificato, di Oriali e Sabato, ma soprattutto mancano di calma. Al 14esimo l'arbitro Lanese ha il suo da fare per calmare i giocatori dell'Avellino su una palla finita in rete con tiro di punizione di Altobelli. Per i nerazzurri il gol è regolare, al momento della decisione dell'arbitro c'è una specie di toreata di Altobelli, tanto per far capire chi aria tira sul campo. All'Inter sembra che spesso tutti siano contro tutti, alla ricerca di un capro espiatorio per spiegare una stagione non all'altezza delle aspettative. La convivenza tra Beccalossi e Hansi Müller è il leitmotiv polemico che accompagna ogni domenica, ma anche l'intera settimana, nonostante Sandro Mazzola si affanni a buttare acqua sul fuoco e si ingegni a spiegare che tecnicamente i due sono più che compatibili. Parole al vento, anche perché non sono solo loro a sentire un certo logorio nervoso. La gara con gli Irpini viene sbloccata da Salvatore Bagni al quarto della ripresa
ed è ancora lui, in zona Cesarini, a firmare la rete del raddoppio. Bagni, 2-0 e almeno per stasera è finita qui. La copertina non è riservata ad episodi agonistici. Due azioni di Müller in un solo minuto, parata di tacconi e poi tiro a fil di palo. Il tedesco sbaglia il tiro, mirando al secondo palo. E non vede o non valuta la possibilità di appoggiare la sfera per Altobelli, decisamente in posizione migliore. Una volta passi, ma due no, dice Altobelli con se stesso e va verso Müller protestando con uno schiaffetto. Altobelli si arrabbia col tedesco e lo colpisce. Non abbiamo l'immagine. Spillo rincorre il compagno e lo schiaffeggia davanti a tutti. Il pubblico vede la scena e reagisce. Nervosismo in casa nerazzurra. Mentre il presidente Fraizzoli viene fatto oggetto di una contestazione in tribuna, Altobelli chiede scusa con parole inequivocabili. Dunque, Altobelli, che hai fatto? Hai invitato a cena il tuo amico Müller? Ah, diciamo che è stato un atto di nervosismo e io gli chiedo scusa pubblicamente perché in campo succedono di queste cose. D'altronde era una partita molto importante per noi, ci tenevamo sia alla vittoria sia perché sto andando abbastanza bene quest'anno e vorrei vincere la classifica. E Müller, che dici? Io posso solo dire che sono d'accordo con Spillo, sono cose che succedono sul campo. Lo schiaffo ha anche un peso economico. La società impone una multa a Spillo, costretto a pagare 1 milione di lire. Non c'è che dire, l'ambiente interista è realmente incandescente. Così come appare caldissima la temperatura del campionato quando mancano 4 giornate alla fine. La Juve di vedere un bellissimo 3-3 con l'Inter annullato dal giudice sportivo e trasformato in una sconfitta a tavolino per 2-0 a causa di un sasso che prima della gara ha sfondato il finestrino del pullman interista, ferendo Marini. La Roma non perde di vista l'obiettivo di un'intera stagione. Resiste agli attacchi dell'Inter e poi vince per 2-0 contro l'Avellino. Roberto, il pubblico è impazzito, il tuo potrebbe essere il gol scudetto. È troppo presto per parlare del gol scudetto. Stiamo vincendo, l'importante è che vinciamo noi. Ed eccoci al calcio. Roma dunque ad un punto dal suo secondo scudetto, un punto da fare nelle ultime 2 partite. Il tricolore è un passo quando mancano 180 minuti alla fine di un campionato emozionante e tiratissimo. È il Genoa ormai salvo che ospita i giallorossi, che tra le proprie fila schierano molti ex rossoblù: Pruzzo, Bruno Conti, Nela. Roma sembra che si avvii, non dico dolcemente, ma si avvii verso la conquista di questo scudetto. La Juve è impegnata a Cagliari contro i padroni di casa alla ricerca dei punti salvezza. Una lotta, quella per evitare la B, che coinvolge ancora molte squadre, tra cui anche il Napoli. Ho visto il mio grande amico Rudy, anche lui con paura, quindi se ha paura un uomo di grande classe, di esperienza come Rudy, vuol dire che le cose sono proprio messe male. Maggio 1983 è la data della penultima giornata. Potrebbe essere quella decisiva sia in testa che in coda. Per il popolo giallorosso si tratta di un autentico esodo. In migliaia, sin dalla mattina, affollano le strade di Genova. Marassi è un catino pronto ad esplodere. E quando al 19° Pruzzo mette dentro l'ennesimo colpo di testa, la gioia è incontenibile. Anche perché la Juve a Cagliari è ancora ferma sul pareggio.
questo traguardo dello scudetto si allontana sempre di più. Al 41esimo il gol di Fiorini riequilibra le sorti del match di Genova, ma poco importa perché Piras quasi in contemporanea porta in vantaggio il Cagliari. Lo scudetto ha ormai preso la via di Roma e nemmeno il successo juventino, firmato da Boniek e Platini, può cambiare le sorti del campionato. Questo è un applauso rivolto anche alla tifoseria giallorossa che lei rappresenta così nobilmente, direi, stasera. Sono un po' emozionato perché in 30 anni di televisione è la prima volta che mi capita di intervistarla. Vorrei rompere subito il ghiaccio con questa domanda: meglio lo scudetto o tornare al governo? Meglio il titolo di campione o il posto di presidente del consiglio? Possono coesistere le due cose. Io poi cerco sempre di non confondere politica e sport. Si è dimostrato veramente un uomo eccezionale. Bisogna non tenerlo. Sono ancora totalmente soddisfatto. Signore e signori, buonasera. La Roma è campione d'Italia. Ragazzi, mi dispiace, ma dai, la luce qua. Entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni, è anche giusto. Ha creduto sin dall'inizio. Ma ecco, sempre scherzoso Bruno, eh. Ancelotti e Tancredi, i due pilastri di questa Roma scudetto, io penso che a questo punto non posso che lasciarvi il microfono. Niente, due pilastri, siamo stati tutti pilastri perché il fatto di siamo riusciti a vincere un campionato così avvincente e contro squadre così forti è la dimostrazione del fatto che siamo stati veramente più forti sotto tutti i punti di vista. No, infatti mi hanno fatto piacere tutte quelle sgruppate che mi sono fatto, chilometri ne ho fatti tanti, sono stato ripagato alla grande, direi. Ma non ha vinto il singolo, bensì ha vinto l'equipe, dal presidente all'ultimo tifoso. Se lo merita questo scudetto. 40 anni da San Bruce Juventini. Grazie Viola. Scudetto in anticipo di una giornata rispetto alla fine del campionato ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. È una conquista che ci riempie di gioia perché riteniamo di averlo vinto in un campionato estremamente regolare ed estremamente esaltante. Mentre Falcao è incoronato ottavo re di Roma. Sono soddisfatto perché in questi 3 anni ho arrivato qui e ho detto che volevo vincere lo scudetto. E dopo che ho conosciuto la gente di Roma, dopo che ho conosciuto la sofferenza che c'era il tifoso della Roma, e lì secondo me pure gli altri giocatori che sono arrivati hanno messo in testa che quella gente meritava lo scudetto. C'è
Ci si gioca in tutti i modi col personaggio Falcao. Lo fa il cinema, per il quale Paolo Roberto è il prototipo del giocatore brasiliano sul quale favoleggiare in ogni modo. Lo fa la televisione, che non si mette d'accordo neanche su come si pronuncia il suo cognome. Il nome mio si pronuncia Falcão, però è come il tifoso romanista e mi chiama di Falcao, adesso mi chiamo Falcao. Il centrocampista della Roma ha tutto per piacere al pubblico. Viene venerato come ottavo re di Roma ed è oggetto di pettegolezzi che di volta in volta gli attribuiscono amori e dolce vita, sebbene gli piaccia in realtà essere riservato. Ho preferito sempre avere una vita molto mia, molto privata, senza molto esibizionismo, si dice così. Lo stile in campo è impeccabile. Testa alta, grandissima visione di gioco, tocchi morbidi e calibrati, senso geometrico spiccato, eleganza esemplare in ogni gesto tecnico. Tatticamente sembra un europeo. Cerco di fare sempre il meglio nel momento che devo fare. Questo momento, come mi è stato dato la palla, so potevo fare questo, io l'ho fatto. Nella Roma disegnata da Lidl, non c'è compagno di squadra in difficoltà che non trovi in lui il punto di riferimento al quale appoggiarsi. Il 1982-83 è sicuramente il migliore dei suoi 5 campionati disputati in giallo-rosso. Un andamento in crescendo. Dopo le prime giornate di difficoltà, la Roma ha trovato in Falcao il suo autentico uomo squadra. È eccezionale nella sua capacità di non farsi mai marcare da vicino, perché essendo in continuo movimento si trova sempre dov'è la palla. È molto difficile marcarlo perché gioca molto avanti, perciò bisogna stare molto attenti perché si inserisce e ci mette in difficoltà. È lui che determina l'arretramento o l'avanzamento dell'intera squadra a seconda delle circostanze. Quindi assicura compattezza. Poi sotto porta è sempre pericoloso, avendo l'abitudine di arrivare in zona gol senza farsene accorgere. Quando si vince e quando si raggiunge un obiettivo, è gratificante sapere che hai dato il meglio di te stesso. Ma un perfezionista non è mai completamente soddisfatto. È convinto che si possa fare ancora meglio. Io gioisco per conto mio. Bisogna vivere le emozioni al momento giusto. Ho vinto? Cerchiamo di vincere ancora. Non ci si deve mai sentire realizzati. Il calcio non è ieri, è oggi. Roma dunque campione d'Italia, ma non è questa l'unica conferma di oggi. Le altre sono: il Cesena retrocede in B, mentre sono matematicamente salvi Avellino e Genoa, entrambe a quota 27. Ed è matematicamente salvo anche il Pisa, nonostante si trovi a quota 26. Praticamente restano in lotta per la salvezza Napoli, Cagliari ed Ascoli. Rimane l'ultima giornata perché cali il sipario sul campionato. Manca il nome della terza squadra che va in B. E con i posti per l'Europa pressoché decisi, l'attenzione si sposta su chi sarà il bomber principe della stagione, con Platini Altobelli a quota 14 gol e Penso staccato di una sola rete. Chi vince la classifica cannonieri? Voglio un nome preciso. Ma io dico Altobelli. Perché Altobelli? Ma anche per scaramanzia. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Andiamo allora con il risultato dei primi tempi. Sentiamo Roma. Roma 2, Torino 0 al termine dei primi 45 minuti. A voi Napoli. Napoli 0 e Cesena 0 alla fine del primo tempo. A te Carbone.
Pisa 0, Fiorentina 0, a voi Catania. Attenzione Ezio, scusa se intervengo, è uno spettatore che gentilmente mi ha fatto cenno che eravamo chiamati, noi effettivamente eravamo un po' in ritardo sulla trasmissione. Sì, Enrico. Dico subito il risultato, Roberto, qui al del Duca di Ascoli, Ascoli in vantaggio per una rete a zero, ha segnato Greco al 26. Benissimo, allora tutti e cinque i campi sono collegati. Allora vediamo gli altri primi tempi a Catanzaro. Catanzaro 1, Internazionale 1. A Torino, Juventus 2, Genoa 1. A Genova, Sampdoria 0, Verona 0. A Udine, Udinese 1, Avellino 1. Dallo studio è tutto, linea Enrico Ameri. E d'accordo Roberto, da un primo ai 14 secondi sta giocando il secondo tempo dell'incontro spareggio fra Ascoli e Cagliari. Una rete per l'Ascoli, segnata al 26esimo da Greco, 0 per il Cagliari. Fino a questo momento si sta salvando l'Ascoli, che rimane in Serie A se la partita dovesse terminare con questo punteggio, ossia con la vittoria della formazione di casa. Beh sì, speriamo che questo sia il risultato finale. Comunque se ne male qualcuno, sono venuto qui, mi dispiace. Purtroppo è una partita emozionante. Sì. Veramente, una partita terribile, una partita. Attenzione a Meri del Napoli al nono minuto di gioco del secondo tempo. Il Napoli è in vantaggio con Dal Fiume. Napoli 1, Cesena 0, a te Meri. Identica. Attenzione un attimo, da Torino all'undecimo, Juventus 3, Genoa 1, ha segnato Platini. È di Platini allora il gol numero 500 del campionato, Platini che risulta aver segnato oggi altre due reti e se non sbaglio è la sua quarta doppietta personale. A te. Notizia ancora da Genova al 14esimo, Sampdoria 2, Verona 1, per il Verona ha segnato Penso, scusami vai pure. È sempre una partita vincente. E c'è veramente da sorridere pensando, oppure addirittura da piangere in certe occasioni, pensando che queste due squadre sono impegnate in questa lotta per non retrocedere. Sono trascorsi intanto circa 16 primi all'inizio del secondo tempo, conduce sempre l'Ascoli per una rete a zero. Attenzione Enrico, scusami, da Genova, 41esimo, Sampdoria 2, Verona 2, ha pareggiato Penso su rigore, vai. Piemonelli che scende, spinge verso il centro, avanza ancora, scambia con Nicolini che difende il pallone, è pronto per il tiro, un pallonetto, rete, rete, ha segnato Nicolini con un pallonetto. Scusa Enrico, intervengo ancora dall'Olimpico, la Roma con un grandissimo gol di Bruno Conti, un diagonale perfetto da sinistra a destra che si è collocato nell'angolo opposto a quello di tiro, ha riportato a 2 le lunghezze di vantaggio sul Torino. Da Napoli solo per il finale, Napoli batte Cesena 1-0. Il più bel giorno della tua vita sarebbe stato quello della salvezza del Napoli, non quello della conquista dello scudetto della Fiorentina, lo confermi? Lo confermo perché non ho mai provato un'emozione così grande come questa. Bene, anche ad Ascoli è finita. L'Ascoli battendo Cagliari per 2-0, rimane in Serie A e in Serie B va a finire la formazione cagliaritana. Giagnoni, adesso? Adesso, cosa c'è? Uno doveva perdere, purtroppo è andata male a noi. L'Ascoli penso abbia meritato la vittoria, portati in vantaggio, eravamo partiti molto bene anche noi, anzi eravamo più pericolosi. Probabilmente a distanza non... loro sono stati più bravi. E quindi... Ma probabilmente non meritava il Cagliari. Ma per come sono andate le cose, nessuno mai merita di andare giù. Se ci siamo andati abbiamo le nostre colpe anche noi. Roma, 43 punti, campione d'Italia. Cagliari, Cesena e Catanzaro retrocedono in Serie B. Finisce in allegria il bel campionato che vi abbiamo raccontato settimana per settimana. I servizi dei corrispondenti, degli inviati si sono aggiunti, li avete sentiti e seguiti sempre, puntuali, dotti e frizzanti, i commenti di Gianni Brera, che a questo punto permettetemi di ringraziare e di salutare affettuosamente. Grazie a voi. Con la festa dei tifosi romanisti e lo scudetto che torna sulla sponda giallorossa della capitale, si chiude un campionato altamente spettacolare, che ha regalato emozioni, tanti volti nuovi, curiosità tecniche e storie da ricordare. Un torneo che in apertura mostra i primi lampi della Sampdoria di Mantovani, che appena risalita in Serie A, batte la Juve campione d'Italia. E in chiusura celebra la classe di Michel Platini, capocannoniere e prossimo pallone d'oro. Provinciali che diventano sempre più protagoniste, rendendo ancora più incerto e spettacolare il torneo. Ma quel che rimane più impresso di queste storie di provincia è il carattere coriaceo dei suoi interpreti. Come l'ascolano Nicolini, che nella sfida decisiva con il Cagliari prima salva miracolosamente sulla linea e poi segna il gol del decisivo 2-0. O Piras, che festeggia la 500esima rete del Cagliari. Cambiano i protagonisti, cambiano le maglie e le stagioni,
ma i sentimenti dei tifosi restano immutati. Conferme e sorprese per un campionato che ha dimostrato di sapere mettere a frutto l'onda lunga dei mondiali di Spagna. Salutano il campionato italiano due grandi campioni come Dino Zoff, che lascia il calcio giocato dopo 570 partite, e Roberto Bettega, che vola in Canada per una nuova avventura. Un vuoto incolmabile, invece, è quello che lascia Beppe Viola, giornalista, ma anche scrittore, fine umorista e cantautore. È sua la celebre Quelli che, scritta con Iannacci. Sarà ricordato dagli appassionati per serietà e competenza, ma anche per quell'immancabile battuta che aiutava ad immergersi con il dovuto distacco nella grande giostra del calcio. Zoff, Bettega, Platini e Beppe Viola. Personaggi grazie ai quali, anno dopo anno, un sentimento si rinnova, facendoci urlare: campionato, io ti amo!